Ciao ragazzi e bentornati a Che film vediamo stasera. Finalmente la pausa estiva è terminata e quindi torniamo qui a parlare di film, dedicandoci per questa settimana all'ultima fatica di Christopher Nolan, ossia Dunkirk. Per approcciarci a questo film non faremo la solita analisi come abbiamo fatto in passato con La pagella e quant'altro, ma ne parleremo e basta. Questo perché è un progetto, è un prodotto un po' differente dai soliti film a cui siamo abituati e quindi, secondo me, potrebbe per esempio non piacere in modo unanime a tutto il pubblico. Però entriamo nel dettaglio per cercare di capire di cosa stiamo parlando e quindi come mai questa mia decisione. Il film narra le vicende che si sono succedute nell'arco della Seconda Guerra Mondiale in un periodo di tempo ben preciso, ossia tra il 27 maggio e il 4 giugno 1940. La Seconda Guerra Mondiale in questo periodo era ben lungi dall'essere terminata ed anzi in quel periodo l'aria che tirava era abbastanza a favore delle forze nazifasciste. Cosa successe in quei pochi giorni? Le forze dell'alleanza francese e britannica erano praticamente isolate ormai e totalmente circondate dai nazisti. L'unica possibilità era la fuga attraverso la Manica, quel piccolo lembo di mare che divide la Francia dall'Inghilterra. Ecco che quindi però in quel periodo erano completamente asserragliati dalle forze nemiche e questo metteva molte problematiche anche solo all'idea di evacuare più di 300.000 soldati. Questo film vuole narrarci questi eventi e quindi cosa succede a questi soldati bloccati su una spiaggia senza la possibilità di un supporto che li protegga dai bombardamenti tedeschi, ma con l'unica prospettiva di attendere delle navi che li prendano e li portino dall'altra parte. Nolan ha quindi permesso a tutti di poter riosservare questi eventi, questi tristissimi ed importantissimi eventi, sotto tre punti di vista completamente diversi. Il molo in cui questi soldati stanno e devono semplicemente attendere, quasi con arrendevolezza potremmo dire, i soccorsi, il traghetto che li porterà alla salvezza o il bombardamento tedesco che li porterà nella direzione opposta. Secondo taglio e secondo elemento ecco narrato in queste vicende sono invece le navi civili inglesi che vengono requisite dalla marina inglese per essere usati come spola, perché più piccole, più sicure e meno, diciamo, esposte all'attacco dei bombardamenti degli aerei tedeschi. E ultimo, ma non meno importante, proprio parlando di aerei, è il punto di vista sui cieli, ossia cercare di mettere in scena quel punto di vista di quei pochi soldati dell'aeronautica che hanno cercato di proteggere le navi che intanto dovevano fare questa traversata. Va detto da subito che era una situazione molto disperata dal punto di vista proprio della strategia di guerra, perché le forze dell'alleanza non si potevano permettere di perdere troppi aerei o di perdere troppe navi. Recuperare questi soldati era necessario per poter avere, è brutto dirlo, ma carne da poter usare in guerra negli scontri che sarebbero venuti, negli scontri per difendere l'Inghilterra. Ma al contempo il territorio era totalmente ostile, quindi fare tutto questo era estremamente difficile, tant'è che le stime a quel tempo prevedevano di salvare pochissimi soldati. Ok, questi gli eventi storici. Però cosa fa Nolan? Questi tre punti di vista li gestisce in un modo completamente differente, anche a livello temporale, ossia gli eventi legati alla spiaggia partiranno da una settimana prima della conclusione di questi eventi storici. Gli eventi riguardanti le navi civili che partono per andare a recuperare questi soldati partiranno da un giorno prima della fine appunto degli scontri e gli eventi che riguardano i cieli da un'ora. Come mai questa dislocazione temporale differente? Perché a livello storico questi eventi hanno avuto proprio questo incedere. I soldati sono arrivati in spiaggia, hanno aspettato una settimana di essere salvati in ogni modo. Le navi civili sono partite un giorno prima della fine di questa operazione e gli aerei sono stati mandati proprio per questioni di limitare il rischio di perdita di anche aerei un'ora prima, solo a supporto proprio dello sbarco effettivo o del caricare, ecco, più uomini possibili in queste piccole barche e riportarli a casa. Qualcosa va subito detto in merito a tutto questo. Questa soluzione inizialmente risulta spiazzante, risulta un po' difficile da seguire perché noi vediamo tutte queste scene svolgersi all'interno del film in contemporanea, non nella giusta successione temporanea, ma montate in modo da darci un quadro generale. Un quadro generale che può spiazzare, anche perché magari non abbiamo una scena di giorno, subito dopo c'è una scena notturna e quindi non si riesce a cogliere bene in che momento ci si stia trovando nel dettaglio. Poi però più il film prosegue, più i primi incastri cominciano ad andare a posto, anche grazie alla visione degli stessi personaggi in più fasi e quindi in più momenti differenti, riusciamo a unire il puzzle e tutto questo acquista un senso e soprattutto comincia a funzionare sempre di più.
Ma di questo ne parleremo più avanti, proprio in merito alla resa finale di questo film. E torniamo però a parlare un po' dei punti che possono risultare difficili e che possono, per esempio, portare alcune persone a non apprezzare questo film. Perché il Nolan di questo film è un Nolan molto diverso da quello a cui siamo abituati, è un Nolan che rinuncia a tutti gli spiegoni, a riempirci di dettagli, come aveva fatto per esempio in Interstellar, a favore di un lavoro che funziona quasi per sottrazione. Ossia, egli elimina gli elementi narrativi più classici. Non c'è una trama, stiamo vedendo quasi un documentario che si concentra proprio su degli eventi. E in questo documentario non c'è nemmeno la voce narrante che ci spiega cosa sta succedendo. Stiamo osservando quegli eventi e li stiamo osservando dal punto di vista di chiunque, di quello che potrebbe essere un qualunque soldato che si trova lì, che non sa nemmeno bene cosa sta succedendo, ma sta lì in mezzo. Questo vuol dire che oltre all'assenza di una trama vera e propria, si ha anche l'assenza di caratterizzazione e approfondimento dei personaggi. Gli uomini che vediamo sono uomini, soldati. Ognuno ha lo stesso peso, ognuno ha la stessa importanza, sono carne in questa guerra mostruosa in cui sono coinvolti. E quindi si riducono anche gli scambi di battute. La prima battuta non so dopo quanti minuti di girato arriva ed è qualcosa di abbastanza insignificante. Le frasi buttate lì sono davvero poche, aumentano verso la fine per cercare poi di dare magari anche un senso poetico, come anche alcuni elementi più musicali cominciano a entrare verso la fine. Ma quello a cui assistiamo è l'orrore della guerra sotto tutti i punti di vista, compreso quello di brutalizzare le persone e renderle carne da macello, numeri che servono per raggiungere uno scopo più alto, la salvezza, dal punto di vista degli alleati, del mondo, dalle forze nazifasciste. E quindi ecco che scompaiono quasi i protagonisti. Sì, ci sono dei soldati che seguiremo maggiormente per tutti gli eventi, forse anche per legarci a poche linee di eventi vere e proprie che riescano comunque a dare un senso compiuto al film. Ma con questo si riesce a raggiungere un obiettivo ben differente, l'obiettivo di massimizzare la resa di quello che la guerra è. Ecco perché dico che questo film potrebbe lasciare spiazzati o addirittura poco soddisfatti alcuni di voi, perché di fatto seguiremo un piccolo gruppo di soldati di terra, due soldati che guidano degli aerei inglesi ed alcuni civili che guidano una delle navi. Quello andremo a vedere è gli eventi che riguarderanno queste persone in modo diretto. Eventi, cose che stanno succedendo, non storie che vengono narrate, non personaggi che vengono approfonditi. Vedremo la guerra da alcuni punti di vista. E quindi arriviamo a una domanda importante. Può un film che rinuncia a tutti questi elementi, che rinuncia alla narrazione, che rinuncia all'approfondimento dei personaggi, che rinuncia anche in buona parte allo scambio di battute, riuscire a centrare l'obiettivo, riuscire a parlarci di una storia di guerra che riguarda alla fine, anche solo di rimbalzo nel tempo, pure noi? La mia personale risposta è sì, ma ci arriviamo, perché dobbiamo parlare di tutti i pregi di questo film, ossia la componente tecnica. Dal punto di vista visivo, partiamo da quello, Dunkirk è un'operazione mostruosa. Non c'è l'abuso di effetti speciali, c'è tanto girato in contesti visivamente molto belli e soprattutto realizzati con un'estrema maestria. Tutto è reale, tutto è concreto, tutto lo possiamo davvero toccare con mano e vedere con occhi come se noi si stesse lì, insieme a quei soldati, a vivere quella guerra. Basta pensare che la cura maniacale per questo aspetto che Nolan ha riposto in ogni cosa di questo film è assurda. Pensate, ci sono molte riprese che sono state fatte negli abitacoli degli aerei con aerei del tempo storici o nelle scene appunto nella barca delle persone comuni, ecco, che stanno facendo questo valico della Manica, e per poter fare queste riprese interne in ambienti così piccoli è stata modificata una vera cinepresa per riuscire a farcela entrare, per riuscire a fare delle inquadrature ravvicinate che non fossero fittizie ma fossero reali. Questo è il livello di cura che c'è in questo film, e tutto questo è poi riportato con un livello artistico mostruoso, un livello visivo in grado di farci vivere tutta l'ansia e tutto l'essere inermi davanti alla grandezza della guerra che questi soldati e queste persone devono vivere. E non c'è solo la grandezza visiva in grado di immergerci in questi mondi, perché una delle cose più mostruose di questo film è il comparto audio. Zimmer ha forse raggiunto uno dei sei punti più alti. Ancora una volta Zimmer lavora per sottrazione, tre suoni, tre note, e questo basta. Il suono di un orologio per tutto il film, che dà il senso dello scandire del
del tempo, della corsa del tempo e della corsa verso la salvezza di questi uomini. Avremo proprio la sensazione, per esempio, sentendo il fischio dell'aereo bombardiere che si avvicina, di stare lì in mezzo a quei soldati che possono solo abbassarsi, mettersi le mani qui e sperare di non essere ammazzati. Si ha quasi la sensazione di essere prede di una tigre, di un qualcosa, di essere la vittima di una predazione vera e propria. E tutto questo viene poi portato avanti in modo proprio sfacciato, senza alcun riguardo per noi in sala. I suoni sono fortissimi, al punto che vedendolo dentro un cinema si ha proprio la vibrazione del petto che ti fa sentire parte di quell'evento, ti fa sentire parte del bombardamento sulla nave in cui tu sei stipato insieme a milioni di altri stronzi. Milioni, centinaia di altri stronzi. E tutto questo appunto si unisce poi a tutto quello che dicevamo a livello visivo in una sublime opera tecnica, qualcosa di davvero raramente raggiunto. A questo aggiungete appunto un montaggio che è assurdo, che più gli eventi si dipanano, più si fa chiaro, più capisci in che direzione stiamo andando, ma non lo sai se quella direzione sarà positiva. E tu stai lì in mezzo agli altri soldati a vivere tutto questo, a chiederti e a sperare di non essere il prossimo che andrà a finire sott'acqua, affogherà in uno spazio troppo stretto, il prossimo ad essere colpito da una bomba. Un'ansia assurda, ragazzi. Personalmente sono uscito dalla sala con un senso di oppressione e un senso di brutalità di questa guerra mostruoso che davvero nessun altro film di guerra è mai riuscito a trasmettermi. Quindi la mia personale risposta alla domanda di prima da cui eravamo partiti, ossia può un film che rinuncia a tutto a livello narrativo riuscire a narrare qualcosa? Sì, cazzo, e lo riesce a fare nel modo più brutale possibile, così come è brutale la guerra. Ti prende, ti butta lì in mezzo e te lo fa vivere in prima persona. Ma è qui la mia scelta di non volerlo valutare in modo classico, anche perché non nascondo che valutarlo in modo classico sarebbe stato molto difficile. Ma il punto è che, proprio per questo motivo, per chi vuole un film classico, per chi vuole una narrazione classica, non vuole vivere in prima persona solo un evento di una guerra mostruosa, questo film può risultare un film un po' indigesto, un po' pesante. Personalmente io trovo che si sprechino le parole a provare a descrivere voi quello che si vive in un film del genere. Io sinceramente consiglio a tutti di vederlo, possibilmente in una sala degna di questo nome, così da avere quel comparto audio necessario, quel comparto visivo necessario a poter apprezzare davvero l'enorme lavoro che hanno fatto tutti quelli che hanno lavorato a questo film, dagli attori che si sono comportati benissimo a tutti quelli che hanno lavorato a ricostruire questo mondo, a Zimmer che ha fatto davvero qualcosa di mostruoso, l'ansia di vivere sotto dei bombardamenti dentro una colonna sonora. Tutto è ottimo. Nolan con questo film a livello tecnico ha superato ogni sua precedente opera. Se è il film più bello di Nolan questo, io non sono un tipo che si sbilancia su cose del genere, quindi lascerò ad ognuno di voi la propria decisione, ma sicuramente è un film che vale la pena vedere ed è un altro dei grandi capolavori di questo regista. Detto questo, vi invito, vedete questo film, vi rimando alla prossima settimana per il prossimo appuntamento filmico, quindi domenica prossima, data in cui parleremo finalmente di una trilogia di film, la trilogia dei colori, che è stata consigliata proprio da voi, e quindi avremo modo di parlarne abbondantemente in un mega speciale su questi tre film. Vi invito qui sotto a dare i vostri commenti, come sempre, sotto iscrizioni, like, bla bla bla, trovate tutto, trovate i link a Facebook, trovate ogni cosa, e niente ragazzi, buon proseguimento, buona visione, ed alla prossima!